Sento bene, ormai per me questa, cioè, la posso considerare una partita come le altre, anche se vabbè, c'è un ricordo particolare legato all'andata, ma ormai è tutto passato, quindi penso solo ad una partita, prepararla al meglio e vedremo come andrà. Senti, a distanza di un girone, durante la convalescenza te ne saresti aspettato di essere in campo al ritorno a Pisa per trovare Boucher? Beh, penso, vabbè, all'inizio di certo non pensavo al ritorno quindi di Pisa, ma pensavo a tornare in generale, diciamo. Però devo dire che ci speravo sicuramente. Per fortuna ho avuto l'enorme fortuna di ritornare parecchie partite prima e questo sicuramente mi ha fatto molto piacere. Sul piano agonistico, no? Visto che dici che comunque tutto il resto, diciamo, è passato ormai alle spalle, sul piano agonistico la partita dell'andata fu per te particolare, a prescindere Sì, dall'episodio, perché se non ricordo male giocasti una buonissima partita, poi però ci fu quell'episodio, insomma, del rigore che poi fu decisivo, quel fallo di mano. Ecco, da questo punto di vista, magari un piccolo desiderio di rivalsa, insomma, magari di fare un po', non so, giocata decisiva a Pisa, può essere. sicuramente, sì, devo dire che ero contento della prestazione della partita d'andata. Sicuramente però quell'episodio mi aveva un po' penalizzato perché comunque un rigore sull'1-1 ti trancia un po' le gambe, insomma. Però avevo dato il 100% e quindi era questo l'importante ed ero comunque soddisfatto nella mia prestazione. Poi degli episodi negativi ovviamente fanno parte del calcio e bisogna saperli accettare, magari tranne cioè degli insegnamenti importanti, in modo da evitarli la volta successiva. Da un girone all'altro è cambiato molto questo Perugia. Oggi che squadra è? Sì, sicuramente è una squadra che ha fatto un passo importante, secondo me, anche con il mercato di gennaio. Sono arrivati molte pedine importanti, di giocatori molto validi che hanno già fatto categorie superiori anche a questa. E quindi tutto questo porta ad una maggiore concorrenza e questo sicuramente farà bene alla squadra perché ognuno è spinto a dare il massimo, non solo per se stesso, ma anche perché sa che ogni domenica c'è in ballo anche il suo posto da titolare o comunque il fatto di ritagliarsi uno spazio importante. Chi entra vuole sempre far bene per dimostrare che è presente. Senti, avete appuntamento, tra virgolette, nel senso che con Boucher prima della partita ci sarà un abbraccio, poi ognuno dirà che parlerà Sicuramente. con sua madre alla fine, insomma. Sì, lui mi ha proprio aggiornato mia madre questa settimana, mi ha detto che lui l'ha chiamata e che mi aspetta per salutarmi. E sicuramente lo saluterò in maniera particolare, diciamo. Niente, diciamo, timore, No, quando lo troverai davanti, a livello psicologico naturalmente avrai paura. no. No, ci mancherebbe. Poi non si sa se giocherà, però Non ancora non è dobbiamo, sicuro, bisogna fare ancora le test sì, aveva detto psicologiche. che aveva Sai, ancora un problema sulla da vita. smaltire, non so se abbia recuperato, no, sinceramente. Sì. Ah, perfetto. Senti, non è che lo puoi salutare con una entrata a piedi uniti, eh? No, queste sono cose che è meglio evitare. A parte gli scherzi, ti volevo chiedere, tu con il Pisa giocasti una delle migliori partite del girone d'andata, insomma, una delle migliori con la maglia del Perugia. Come ti senti in percentuale rispetto a quelli vero? Cioè, ancora pensi che puoi recuperare qualcosina a livello fisico, a livello atletico, o ti senti bene, diciamo, o più magari ti vediamo magari meno propositivo più per compiti tattici o per condizione atletica? Sicuramente posso aver giocato meglio alcune partite, peggio delle altre, però penso ora di stare bene. Anche questa settimana, comunque ieri abbiamo fatto questa partita con la nazionale contro la Germania in cui penso di essermi reso conto,
anche perché questo era un test importante, diciamo, a livello internazionale, comunque trovi degli avversari che alzano il livello, diciamo. Quindi, avendo avuto questo test importante, ho potuto anche verificare la mia condizione con un altro tipo di calcio. E devo dire che mi sono trovato bene, quindi penso di essere a posto dal punto di vista fisico. Sì. Sì, sicuramente è importantissima per noi perché diamo continuità a delle prestazioni importanti dal punto di vista del risultato, anche perché sappiamo come funziona in questo campionato, che è molto competitivo, e quindi è importantissimo dare continuità alle vittorie, alle ultime vittorie, e anche perché negli scontri diretti ho visto che abbiamo sempre faticato fino ad ora. Quindi il Pisa, essendo una delle formazioni che in classifica è più o meno al nostro livello, dobbiamo dare il 100% perché sappiamo che è una partita che può dare comunque una svolta al nostro campionato, in bene o in male. Matteo, quanto è cambiato questo punteggio rispetto al girone di andata e si è più forte? Sì, rispondo in maniera simile a quella di prima, dicendo che sicuramente è cambiato. Penso che sia cambiato in positivo, come ho detto prima, perché questa concorrenza ci fa del bene e porta tutti quanti a dare il meglio, a tirar fuori il meglio di sé. Però sicuramente l'importante è continuare con le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente e dare dei segnali anche alle squadre che ci stanno avanti, che comunque ci teniamo molto e vogliamo riprenderci, cioè vogliamo risalire la classifica. Poi come andrà, andrà, però sicuramente ci metteremo il massimo impegno, la massima serietà. C'è anche un po' la voglia di riscattare, forse Perugia-Pisa, l'inizio tra virgolette delle difficoltà, un po' gli episodi che hai detto prima, no? Sì, Il tuo si può. rigore, Sì, sì. l'errore di Fabinho, no? Ci furono degli errori, degli episodi particolarmente negativi. Sì, cioè è stata l'inizio di una serie di risultati non molto positivi, diciamo. Sicuramente da lì partì una brutta serie di partite dal punto di vista del risultato. Però secondo me dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto una brutta gara contro il Pisa, piuttosto in altre, cioè lì è mancato il risultato più che la prestazione. Poi vabbè, ci può stare che una squadra abbia dei cali, però sicuramente ora siamo in un buon periodo e speriamo di continuare su questa via. Di buon periodo, arrivano due squadre a questo posticipo, Perugia diciamo decisamente bene a livello anche psicologico, il Pisa un po' meno nonostante la vittoria col Gubbio comunque non ha convinto pienamente, insomma diciamo che ha avuto comunque un girone di ritorno, diciamo di flessione in generale. Quanto può incidere questo sulla partita di lunedì? Secondo me sì, può incidere però in maniera minima perché ogni partita è una gara a sé e quindi questo campionato ha confermato parecchie volte come una squadra che è di bassa classifica o comunque sulla carta non dovrebbe vincere e poi va a giocare contro una delle migliori e vince magari in trasferta o comunque fa dei risultati che sulla carta non si sarebbero, nessuno si sarebbe mai aspettato. Quindi bisogna prenderla come tutte le partite con la massima professionalità e serietà e poi si vedrà come va perché c'entra poco, dato che abbiamo avuto molte anche alti e bassi, c'entra poco il fatto di essere in una situazione positiva o negativa. Senti Matteo, dei nuovi, visto che noi li vediamo solo in partita, chi è che ti ha impressionato di più? Cioè, tu che ti alleni con loro tutti i giorni, puoi dirci qualcosina in più rispetto ai nuovi? Sì, cioè, secondo me ci cioè, ho visto in Dettori una grande qualità, si vede che è un bravissimo ragazzo e anche un buonissimo calciatore,
perché nonostante l'ultima partita sia entrato, comunque ha fatto subito vedere che è un giocatore di livello. E sicuramente questa gente, così come tutti i nuovi acquisti, a partire da Nico, Kanji e tutti gli altri che sono arrivati in questa sessione di mercato, Massoni, e comunque ha fatto vedere che sono dei giocatori importanti venuti qui per mettersi in mostra e non per stare in disparte. Tutti vogliono far vedere che sono venuti qui per un motivo e ci stanno riuscendo. Sarà una bella lotta in difesa, perché siete in tanti e tutti bravi. Sicuramente sarà una bella lotta, però è giusto che ognuno si impegni come tutti stanno facendo e poi il mister farà le sue scelte, giustamente. Non so se l'avevi già detto in passato, ma il tuo punto di riferimento come terzino sinistro. Devo dire che non ho un idolo particolare, cioè, il mio idolo vero e proprio era Del Piero perché l'avevo conosciuto lì alla Juve e poi era anche dalle mie parti, quindi avevo questo rapporto particolare con lui, essendo un compaesano quasi, perché lui è di Conegliano, io di Castelfranco, quindi la zona era quella, però non avevo un particolare idolo. In difesa, dicevo sempre quando qualcuno mi chiedeva di qualche giocatore, dicevo sempre Daniel Alves, perché mi piaceva molto vedere Barcellona. Se deve essere uno, lui oppure Bale, però ovvio che sono due terzini. Uno adesso fa addirittura l'ala. Sono due terzini di un livello stratosferico, diciamo. No, una domanda voglio fare io. Di questo qui, so che cos'è che temi? Perché è una squadra un po' particolare, una squadra che non segna moltissimo, subisce abbastanza, però è molto, come dire, opportunista nelle loro situazioni, sono pericolosi davanti, hanno più giocatori in grado di segnare anche a centrocampo. Sì, ho visto l'ultima partita che ha segnato proprio un ragazzo che conosco, che si chiama Barberis, mi pare, no? Sì, so bene. Sì. E ho visto, dato che l'ho conosciuto anche lui, era parecchio, l'avevo conosciuto nel giro delle nazionali giovanili, ho visto che sì, sicuramente io, cioè, conosco il Pisa dalla partita d'andata più che da altre partite, perché ovviamente non ho guardato altre partite del Pisa, però contro di noi sicuramente hanno saputo sfruttare quelle occasioni che noi non siamo riusciti a concretizzare. Infatti, a mio parere, abbiamo fatto un'ottima prestazione, però dal punto di vista del risultato hanno prevalso loro. Quindi sicuramente dovremo stare attenti a concedere poco o nulla, perché sappiamo che possono essere pericolosi. Senti, Camproni la partita con l'Andria ha giocato con la difesa molto alta, no? Per, diciamo, accorciare un po' la squadra. Credi che questa cosa con squadre che hanno un attacco un pochino più forte dell'Andria, come il Pisa, come la stessa Macerina, cioè state rivedendo qualcosa in termini di strategia? No, questa cosa che hai detto tu sulla difesa alta, sì, è vero che il mister ha più volte sottolineato durante la settimana. Abbiamo cercato di farlo e penso anche che dal punto di vista difensivo ci siamo riusciti, nel senso, mi pare che durante la partita siano stati fischiati molti molti fuorigiochi rispetto ad altre, quindi vuol dire che comunque abbiamo fatto bene e poche volte ci siamo fatti sorprendere nel farlo, diciamo. Poi questa era una cosa che aveva espressamente richiesto il mister anche quando abbiamo visto il video della settimana prima, in cui ci faceva notare che comunque far giocare attaccanti di una certa stazza vicino alla porta era comunque un problema, mentre farli giocare a 40 o 50 metri dalla porta, per le loro caratteristiche, era una cosa che poteva creare dei problemi. Ci abbiamo provato e nell'ultima partita ci siamo riusciti, speriamo di farlo anche nella Anche a Pisa seguente. giocherete con lo stesso atteggiamento difensivo oppure avete visto già la Te lo partita dirò d'andata? quando me lo suggerisce il mister, dire. Sì. No, si chiama Camprone. Sì. Non puoi rispondere. Che cosa? No, non puoi rispondere a questa cosa, nel senso stai preparando la partita in maniera diversa rispetto Sì, all'altra. io fino a ieri sono stato con la nazionale, quindi ancora non so come il mister ha preparato la partita. Poi giochiamo di lunedì, quindi abbiamo ancora un giorno in più. Io sono anche appena arrivato, quindi se è come la settimana scorsa, lo so già, altrimenti devo ancora vederlo, insomma. Vedremo.